Sapete, sono anni ormai che non faccio un video con questo titolo. Il motivo è presto detto. Sinceramente non trovavo più niente di interessante o così interessante da dedicarci un video. Ma devo essere sincero, ho comprato un paio di oggetti che non mi dispiacerebbe mostrarvi. Quindi, signori, benvenuti in... Le cose belle del Tiger Blue! È quasi a lui. Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Le cose belle del Tiger. A parte gli scherzi, benvenuti in questa che potrebbe benissimo essere l'ultima puntata. Dico potrebbe perché in teoria sono anni che vado ormai in questo negozio e non trovo più qualcosa che mi attrae così tanto da dedicarci un video. Però ho comprato un paio di oggetti interessanti e anche altri oggetti nel tempo che ho trovato che vorrei mostrarvi per, diciamo, un po' chiudere questa categoria di video. Poi chissà, magari, che ne so, alla prossima festività tipo Natale mi tirano fuori delle cose bellissime e un altro video ce lo spariamo fuori. Ne dubito però, oh, chi lo sa. E direi di partire con le ultime cose acquistate recentemente. Una delle cose più belle che ho trovato, sinceramente, è stata questa tazza, una di quelle tazze che con dentro il calore fa vedere l'immagine. In questo caso è una tazza simil Nintendo con la scritta Game Over. Devo essere sincero, sì, è una tazzina del cazzo che puoi comprare in un qualsiasi negozio, ma io sono anni che ormai cerco una tazza interessante che mi piace e sincero, non riesco a trovare delle tazze che mi piacciono. Ho detto, ok, questa per 3 euro è carina, vabbè, chi se ne frega della cosa che si scalda, sincero. Sembra un Nintendo. Tante care cose. E questa la andiamo a mettere in cucina. Poi un'altra cosa che mi sarebbe piaciuta avere, non so se avete mai visto quelle lavagne bianche luminose su cui la gente ci infila dentro le lettere e ci fa le scritte, tipo gli streamer. Ecco, diciamo che questo rispecchia un po' il mio canale. È una lavagnetta luminosa in cui ci inserisci le lettere, piccola, esattamente come il mio canale. All'interno che cosa troviamo? Oh no! È vuoto! Oh no! Dov'è la lavagnetta? Lì! Eccola qua! Che tra l'altro l'illuminazione non è neanche malaccio, so che voi in camera non vedete un cavolo, ma con il buio in realtà non è neanche male. Che tra l'altro c'ha anche due gancini qua per metterlo al muro, però è talmente piccolo che veramente lo appoggio lì e faccio prima piuttosto che mettermi a bucare il muro solo per sta cosina. Poi sincero, questa dimensione è perfetta per mettersi lì. E ti dirò che non è male. Eh? Ah, che bella! Si confonde con lo sfondo perfettamente. All'interno della scatola troviamo il solito libretto illustrativo e un po' di lettere trasparenti da inserire nella lavagnetta. A me non è che ne servano chissà quante, anche perché in realtà sono tante, sincero. E là ce ne staranno cosa? Una decina per striscia. Dovrei comprarne un'altra e scrivere iscrivetevi al canale. L'ultima stronzata seria, tra virgolette, che ho comprato in quella giornata è stato questo. L'ho visto e ne ho avuto un interesse quasi compulsivo, sincero. Che cos'è questo? È un piccolo sacco da box per la scrivania. Ora, voi vi direte, che cosa te ne fai? Sincero, è talmente interessante che lo compri e dici, vabbè, guarda, va bene così. La cosa interessante però è che questo c'ha anche l'audio. Ma come sarà l'audio di un piccolo sacco da box, da tavolo? Partiamo dal fatto che io non ho idea di cosa stia dicendo, sincero. Voi avete capito qualcosa? Ma poi in una qualità scarsissima, in una qualità terribile. Comunque sotto c'ha delle ventose, lo attacco al tavolo
e mi metto a picchiarlo quando mi serve. Quest'audio è terribile, spegniamolo per sempre e non inseriamogli mai più le pile in questo coso, per favore. Così vai benissimo, muto. Mi piace molto di più. Così va molto meglio. Muto, non fa rumore e ti alleni le dita. Perché se non ti alleni le dita godi solo a metà. E anche questa scatola, ciaone. L'ultima cosa che ho comprato nello stesso giorno è stato questo. Per 20 centesimi, è tipo una delle cose che costa di meno lì al Tiger. Un pacchetto con 6 caramelle al succo di frutta, ovviamente vuoto perché me le sono già mangiate, e tante care cose. Però nel tempo ho accumulato un po' di cosine interessanti, anche carine devo dire. Tra cui questi due quadernetti pagati 1 euro ciascuno. E devo essere sincero, sono molto belli ovviamente con la copertina in cartone duro. Questo qui ne avevo comprato un altro per iniziare tipo a segnarmi i giochi che acquistavo in giro o per segnare quelli che mi mancavano da prendere. Poi ho realizzato, non mi serve a niente averlo scritto su un quaderno, quindi ne ho comprato un altro vuoto adesso, per fortuna, perché è un peccato consumarlo per niente. Mentre questo l'avevo preso per segnarmi tutto ciò che mangiavo nel mio periodo di dieta. Anche lì, ti dimentichi un giorno, te ne dimentichi due, finisce che alla fine l'hai usato per niente. Cosa ho fatto? Ho strappato via le pagine inutili e alla fine il quaderno è praticamente ancora nuovo. Tanto fino ad ora ho perso 16 kg anche senza scriverlo. Non è che ho bisogno di ricordarmi che cosa ho mangiato 6 mesi fa. Altre stronzate che ho comprato però nel tempo, ad esempio questo, che ce l'ho ormai da forse 6 anni, forse 5, non mi ricordo quale dei due è questo, ma c'ho ancora il kit per tagliare la zucca e ogni anno mi dico adesso lo usiamo, adesso lo usiamo, adesso lo usiamo, sì, come no? Poi ogni tanto c'è sempre quell'angolino con tutto a 1 euro, addirittura tutto a 50 centesimi e ho comprato questo slime con all'interno una creatura marina. Il punto è che io mi ricordo che questo slime non aveva questo colore verde schifido, ma mi ricordo che era azzurro, blu, come questo. Ho paura a toccarlo addirittura, ho paura che sia diventato tossico. Ma proveremo a toccarlo per la scienza. Apriamolo, se riuscissi ad aprirlo. Ecco fatto. Oddio. Oh Gesù, cos'è? È un incubo. Ok, anche la consistenza sembra molto più dura di quello che dovrebbe essere uno slime. E all'interno ecco la nostra creatura marina. Yeee! Dio santo, Io credo che questo coso abbia anche una data di scadenza a questo punto, perché come potete vedere non si... Cioè, di solito uno slime si dovrebbe riunire con gli altri pezzi, però guarda, questo qua non si riunisce per un cazzo, è solo floscio. Io credo di aver appena preso una malattia toccando questo robo. Guarda, di solito se schiacci uno slime dovrebbe uscirti dalle dita anche. Dio mio, cosa mi aspetto io per 1 euro, tra l'altro? E l'ultima cosa del Tiger, prima di farvi vedere altre due cosine interessanti che mi hanno regalato, che già avevo, è stato questo quaderno che già vi avevo mostrato con la tavola periodica. Certo, non è importante quello, ma stavolta il suo contenuto. All'interno stavo segnando tutte le mie lezioni di doppiaggio iniziate all'inizio del 2020. A febbraio purtroppo sapete tutti com'è andata e purtroppo queste lezioni si sono dovute subito interrompere. Spero di poter ricominciare il prima possibile le mie lezioni di doppiaggio, perché questo quaderno adesso non è più solamente un quaderno di Tiger, anche esteticamente bellino, ma è un quaderno molto importante per me. È un quaderno che all'interno tiene tutto ciò che ho imparato fino ad ora e che presto imparerò. Però una cosa bella è che quest'estate, alla fine di questo quaderno, ho ricevuto un autografo dalla voce di Lupin III. Sono stato contentissimo, l'abbiamo incontrato a San Marino. Appena l'ho sentito ho detto, cazzo, quella è la voce di Lupin. Sono andato lì, ma proprio di una timide, sembrava un bambino che... Mi scusi, mi fa un autografo, per favore. Volevo piangere in quel momento. E spero di farmi fare altri autografi da altri maestri un giorno. Lo stesso giorno in cui ho comprato questo
po' di roba. Dentro un centro commerciale ho anche comprato questo, una presina e un guantone da forno a tema Halloween, devo dire molto belli. E subito dopo che ho acquistato questo, ho avuto un'epifania, ho detto: porca troia, sto guantone lo devo usare per un cosplay. E infine, l'ultima cosa, questo zerbino sempre a tema d'Halloween. Beh, l'ho comprato solo per i gatti, non me ne frega niente del busotto. L'ho comprato solo per i gatti perché è bellissimo. E ora che il video è finito, vi rigiro la stessa domanda. A voi capita di andare al Tiger? E se sì, comprate anche voi qualcosa che vi attira solamente per l'oggetto in sé o magari per il prezzo molto basso? Scrivetemelo pure qua nei commenti. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!